metto 5 mesi di lavoro perché per andare a istituire un nuovo servizio, potenziandolo fino alle 3 di notte, bisogna organizzarlo, una volta organizzato bisogna presentarlo, una volta che si è presentato bisogna poi anche presentarlo, discuterlo con il sindacato, perché è ovvio che qui si tratta di una modifica oraria. Alla fine noi abbiamo raggiunto l'obiettivo che avevo indicato ancora nella tarda primavera scorsa, il periodo era questo, quello di settembre, abbiamo il 24, è un servizio quindi che va dalle 21 di sera, 21 alle 3, si svolge 3 volte in settimana nei mesi che vanno da maggio ad ottobre compresi e 2 volte in settimana nei 6 mesi che vanno dal 1 novembre al 30 aprile. Naturalmente è un servizio sperimentale vuol dire che dura un mese, ma durerà almeno un anno, come capite, perché per avere una sperimentalità completa, guardando all'estate, all'inverno, all'autunno e alla primavera, bisogna avere i dati, bisogna vedere cosa succede, bisogna verificare. Sono alla fine, è stato scritto qua, ce l'avete anche voi, 130 servizi complessivi, 6 persone impiegate, 4 operatori, un operatore centrale e un coordinatore. È chiaro che questi servizi sono servizi per l'intero territorio comunale, perché fino a luna eravamo impegnati su tutto il territorio comunale, non eravamo, lo siamo ancora, vale, però mi pare evidente che una parte di queste persone sarà costantemente impegnata nella zona centrale, questo ci è stato chiesto. Vedete qualcuno di fisso, vedete qualcuno che continua a girare nella parte centrale della città, in particolare quella su cui più siamo sollecitati a intervenire, ad esserci. Il senso è quello di una presenza prolungata nella corsa della notte e di inizio notte.